Noi vogliamo che il governo e il Parlamento cominci a occuparsi dei problemi veri del paese, che sono l'occupazione, il lavoro, le ditte che chiudono, le persone che non arrivano a fine mese, la cassa integrazione che è finita, la tredicesima che deve essere detassata e non lo è stata. Di questo si deve occupare, non occupare il Parlamento come è venuto fino ad oggi per la lunghezza della coda del gatto e da domani ancora una volta per una ennesima legge ad personam che il governo Berlusconi si sta facendo. La finanziaria che ieri è passata al Senato? Non c'è nessuna finanziaria al Senato, c'è stata una legge in cui non è stato fatto, semplicemente spostato qualche somma da una parte e dall'altra, ma nessuna somma e nessun intervento è stato fatto per rilanciare l'economia reale, per venire incontro alle migliaia e centinaia di migliaia di lavoratori che stanno perdendo il lavoro, alle piccole e medie imprese che stanno chiudendo tutti i giorni. L'unica cosa che è stata fatta in questi giorni è quello di occupare il Parlamento per delle leggi in materia di giustizia che servono soltanto a Berlusconi e, badate bene, non è vero che servono per abbreviare i processi, ma solo alcuni tipi di processi, quelli che riguardano gli evasori fiscali, il falso in bilancio e i reati contro la pubblica amministrazione, cioè quelli dei colletti bianchi. Per i colletti bianchi non si deve più fare i processi, per tutti gli altri, poveri cristi, si faccia anche in 20 anni, non serve a niente. È la dimostrazione che questa legge serve soltanto agli evasori fiscali e a coloro che non vogliono lavorare in un'economia, per un'economia del paese, ma per un'economia degli affari propri. Hanno la faccia di bronzo, e dico di bronzo perché ci sono le televisioni, che è in una maniera pazzesca. Quindi meno male che siamo in piazza, io sono in piazza qui innanzitutto come un lavoratore della scuola e poi come un dirigente politico. Lei, insomma, ha avuto esperienze universitarie? Beh, non è che ho esperienze universitarie, io insegno tutti i giorni all'università, appunto. Quindi... Però sul problema dell'università, i fondi per l'assunzione dei ricercatori precari, che segnale è questa distorsione dei fondi, questa sparizione dei fondi, anche se il Ministero della Pubblica Istruzione ha detto che si tratta di un falso problema perché verranno riaccantonati con un decreto. Però dalla finanziaria non ci sono. Non è un falso problema, è un falso ministro. Purtroppo è una finanziaria che non dà nulla al lavoro, non dà nulla agli investimenti, non dà nulla al mezzogiorno. Non affronta il tema dell'allargamento degli ammortizzatori sociali come avevamo chiesto, non c'è la parte fiscale e in più una promessa che era stata più volte ripetuta di sistemare una parte dei precari del mondo della ricerca non ha trovato soluzione. È un governo che va contro gli interessi del mondo del lavoro, questo c'è poco da fare, è così purtroppo. Abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio di istituire un tavolo per sapere come assicurare il lavoro e come mantenere quelle aziende che sono aziende di altissima qualità in vita. Hanno mandato Romani perché, siccome queste aziende si occupano di informatica, pensava che era sulle comunicazioni, quindi sapevamo anche di che parlava quello lì. Cioè, voglio dire, veramente ha fatto pena lui, ma il problema è un altro ed è: per quale ragione in questo momento il governo sta ancora a aspettare, quando abbiamo a che fare con dei personaggi che io li ho chiamati con un nuovo termine, fallimentatori di società, cioè che di mestiere si prendono le società, si fregano la polpa e lasciano l'osso, operai compresi. Questo per riguardo Agile, per quanto riguarda la Male peggio ancora. Siamo dalla parte dei lavoratori, siamo dalla parte dei migliaia e migliaia di giovani precari che vengono cacciati nel buio del lavoro nero, addirittura del non lavoro. Siamo qui in piazza perché Italia dei Valori è un partito importante di riferimento per il mondo del lavoro. Stiamo battagliando in Parlamento,
Di Pietro ogni giorno prende parola per i lavoratori di Agile, per i lavoratori della Mahle, per i cantieri navali, per le acciaierie, per i precari della scuola, quindi ogni giorno prendiamo parola e però siamo anche laddove ci sono le lotte a difesa del posto di lavoro.